Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi mostro i prodotti finiti per quanto riguarda la casa. Sono 5 cose, però ce l'ho da tempo, non ho niente che ha gli sgoccioli e vorrei togliermi queste cose. Tra l'altro oggi si butta la plastica e quindi vorrei eliminarmi di questi contenitori che è da un po' che ho. Allora, una cosa che vi mostro praticamente in tutti i video sono gli acchiappacolori, questi qua Gamex, costano 1 euro, ce ne sono 10, non hanno mai fatto danni, sono i miei preferiti, io unisco tutti i colori, tutti i colorati, i neri e anche i colori sbiaditini tipo il giallino, colorini così insieme al rosso, non mi succede niente, quindi continuo a prendere questi, costano pochissimo e secondo me sono molto meglio di quelli della Gray e costano... non lo so, un terzo. Poi, altro prodotto che ho finito spesso è il Napisan spray igienizzante per le superfici, adatto per superfici a contatto con alimenti, non lascia residui chimici aggressivi sulle superfici, non serve risciacquare. Questo prodotto io lo utilizzo per disinfettare la lettiera della gatta, mi ci trovo benissimo, non ha odore, io però lo vado a risciacquare, lo utilizzo nella pulizia profonda che faccio appunto alla lettiera una volta a settimana. Lo utilizzo ogni tanto anche su qualche superficie, ma in realtà lo acquisto principalmente per questa funzione e mi trovo bene. C'è anche quella al limone, ma non mi piace la profumazione, preferisco questa qua classica. Poi ho terminato questo qua, che è il detersivo per i pavimenti della Mukina, igiene profonda, non lascia residui, senza risciacquo, freschezza alpina, rimuove germi e batteri. Questo mi è durato una vita, a parte che era 1,5 litri, mi è durato tantissimo. Io questo qua, profumazione molto molto buona, non lo utilizzavo sempre, questo qua lo utilizzavo principalmente quando pulivo il bagno e la cucina. Lo acquistai quando Olivia aveva qualche mese ed era piena di pulci per appunto disinfettare in terra e uccidere magari anche delle uova di pulci che potevano essere sul pavimento e poi sì, insomma, non l'ho utilizzato ogni volta che lavavo, però ne mettevo un tappino, mi è durato tantissimo, lasciava non una profumazione in casa, ma un odore di pulito, ma non di profumo, non si sentiva la freschezza alpina, ma si sentiva comunque che la stanza era pulita, sgrassava bene i pavimenti, mi è piaciuto e potrei anche ricomprarlo, ma tra un pochino perché ho delle cose che voglio finire prima. Poi ho terminato il gel per la lavastoviglie Dual Power, questa qua della linea, quella un po' più naturale, non so poi effettivamente quanto possa essere più naturale. Però l'avevo presa, mi sembra, alla Lidl che era in offerta, poi non l'ho più trovato. Qui è con materie prime vegetali, anche per cicli brevi a basse temperature, con estratto di salvia, azione sgrassante, anticalcare, brillantante, Green Life. Mi è piaciuto. La profumazione niente di che, poi non si sentiva comunque sulle stoviglie, andava a lavare bene, sgrassava bene, ne bastava poco e... mi è piaciuto, però non lo trovo da punte parti, quindi non saprei dove riacquistarlo e a prezzo pieno mi sembra costi un po', quindi lo riacquisto se per caso lo ritrovo in offerta. Ultimo prodotto è questo qua, che è il Lisoform VC Gel tutto in uno, igienizza e sbianca, scioglie il calcare, rimuove germi e batteri, fresco profondo. Allora, è il liquido è blu, quindi va poi, insomma, con lo scovolino bisogna stare un pochino lì perché... rimane un pochino il blu, non se ne va subito, la profumazione è buona, bisogna stare attenta però a questo beccuccio perché quando si stappa si fa così questo schizza, quindi molto spesso lo buttavo per sbaglio anche fuori dal WC, buono, un buon prodotto, mi è piaciuto ma non ha funzionato per quello che mi serviva, io avevo in fondo alla tazza nell'acqua, ogni tanto mi si forma il nero che però non viene via neanche con lo scovolino a grattare, con nessun prodotto, mi va via se ci metto una goccina di acido
però non posso stare a mettere l'acido una volta al mese. Ora ho trovato un prodotto fantastico che poi ve ne parlerò, però insomma ho optato per questo, ho provato a utilizzare questo, effettivamente questo rispetto a tutti gli altri che ho provato funziona meglio, un buon prodotto, ma non mi ha soddisfatto per quello che volevo. Comunque penso di riacquistarlo. Questi erano i miei prodotti finiti, se vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!